Una cosa, tu lo sai come accolgo le parole che scrivi per le mie musiche con entusiasmo massimo e capisco ogni parola, però approfitto di questa occasione per domandarci, ma questo significato che c'è, io lo so che c'è, e quando viene spiegato se ne accorge anche l'ascoltatore, ma arriva con le canzoni se non c'è una spiegazione? Io non lo so se arriva, credo che arrivi, a qualcuno arriverà, spero. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so. Era incredibile, però c'era una magia assolutamente straordinaria. Non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. Due modi di interpretare la vita diverse, due tipi di estrazioni sociali differenti. Una estrazione sociale ricco borghese, Giulio, più vicino a me e mio fratello perché figli del proletariato, comunque di una piccolissima borghesia, Lucio, quindi con dei retro completamente diversi, un uomo di successo nato già con successo in tasca, Giulio comunque dotato assolutamente, perché assolutamente straordinario dicendo, questo invece che ha dovuto lottare con tutte le forze, però quando erano insieme si creava un meccanismo che diventava magico. Ti accompagno e penso a te, non sono stato divertente e penso a te. Con Madonna c'era un gran rapporto tra lui, però ovviamente litigando, che Madonna è un bel caratteraccio anche lui, e lui non è che scherzava, perché aveva le sue idee ben chiare e precise. Ogni tanto si scontravano fino poi alla rottura, alla fine del grande Mogollo. Però certamente sono grandi amori questi che sono destinati a morire, a finire, perché certamente due grossi assieme ci stanno, sì, non per tutta una vita. Io e te, io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse per noi. Insieme al successo sempre più clamoroso, per Battisti arrivano l'assedio della stampa e gli appostamenti dei fotografi. A partire da allora, la sua già nota riservatezza diventa una vera e propria ossessione per la privacy, che riguarda lui, il figlio Luca Filippo, nato il 25 marzo 1973, e la sua compagna di vita, Grazia Letizia. Braccia calde, anche l'ultima paura morì. Io e te. Lui voleva stare sempre per gli amori suoi, giustamente, e invece c'erano i vari Petrosino che lo uccidevano sempre con bazooka, che dovevano entrare nelle finestre. Cercava un posto al verde, tranquillo, dove non poteva essere disturbato, dove tutti i cittadini di Molteno lo coprivano, lo tenevano quasi nascosto, cioè lo aiutavano a non farsi vedere, a non farsi riconoscere, e quindi trovavano un sacco di espedienti per non rispondere ai giornalisti, non rispondere mai alle domande dei curiosi, cioè lo tenevano un po' nascosto questo Battisti. Penso che sia stato un grande padre, perché era assolutamente presente, non so, studiava con il figlio, faceva qualsiasi cosa. Penso che abbia amato tantissimo questo figlio, ma penso che in quella famiglia ci sia stato tanto amore, a differenza di quello che magari qualcuno pensa, invece era il porto, era un rapporto molto forte, poi con tutte le contraddizioni che ci sono nelle famiglie, perché chiaramente chi non ha problemi di questo genere, ci sono stati dei contrattempi, delle cose. E certo era un nucleo molto chiuso in questo senso, però
non voglio fare l'avvocato del diavolo, però capisco che magari potrebbe anche essere dovuto al fatto che c'era un continuo assedio. L'universo che respira. Dal lungo viaggio in Sud America, che è alla base dell'album Anima Latina, fino alla permanenza negli Stati Uniti nel 1976. È il periodo estero di Lucio Battisti. Che ti sfiora, cosa vuoi? Lucio e Grazia si sono sposati nel settembre del 1976 e Battisti stava registrando il nuovo disco al Mulino. Aveva pubblicato da meno di un anno l'LP che conteneva Ancora tu, che fu un enorme successo in quell'anno. Ancora tu. Il 16 gennaio dall'aeroporto di Londra si alza in volo il primo Concorde. Il 10 luglio a Seveso, vicino Milano, una nuvola di diossina fuoriesce da uno stabilimento. Risultato, centinaia di intossicati, migliaia di sfollati e uno dei primi grandi disastri ambientali. E come stai? Muore a 82 anni Mao Zedong. Jimmy Carter è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America con il 51% delle preferenze. We've made a great deal of progress lately. Hai mangiato no? Ho fame anch'io. In Italia, la canzone più ascoltata dell'anno è Ancora tu. Che bella sei! Sembri più giovane. Oh, forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Siccome non si alzava tanto l'acqua, allora a un certo punto, mentre lui correva, pigliavamo i sassi e lanciavamo i sassi dentro la pozzanghera. Senché a un certo punto lui, questo sasso poi è scivolato e ha fatto uno scivolo, si è scivolato vicino, è andato a tanto così da un masso grande così che si fa spaccare la testa. C'è rimasto di proprio di bel soffietto. Dopo, il giorno dopo gli telefono e il ragazzo ha detto che era a letto in coma perché aveva 38 di febbre. J'aimerais vous présenter maintenant un merveilleux chanteur italien, Lucio Battisti. Prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. Una volta è venuto da Parigi e è venuto, non so quale trasmissione, siccome io l'amministravo, quando vado a vedere 70.000 lire, ma gli avevano... E lui ne aveva spese? E lui ne aveva spese 200-300 per venire. Allora diceva, io non ci vengo più, no, ma che me frega. Giovani emozioni si esprimono purissime. Noi, la veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore. La storia del rapimento, del tentativo di rapimento del... Chi l'ha detto questo? Io non l'ho mai saputo. Non lo so. Ma lui aveva paura? Ma lui credo di sì, aveva paura. E c'era stato però, perché sì, se ne andò in Inghilterra. Ma sì, ma però a me non mi ha detto mai niente. E si deve raccontare che c'era stato? Si deve, lui si usava con la mamma, con me. Si convidava con la mamma? Dicevo che glielo dicevano a me, paura che mi dispiaceva, certo mi dispiaceva, una cosa capita, però... Lui la sera stessa partì per Londra, sì, è stato su anni e anni. 8 anni. Fatto per... Il ricordo, come sai, non consola.